Maura, adesso le devo presentare una persona a cui vado a dare il benvenuto, anzi la benvenuta, che è Emma Marrazzo. Buonasera, signora Marrazzo. S'accomodi pure. Buonasera. Buonasera, grazie. S'accomodi pure su questo cubo. Attenzione che qua. Ecco, benissimo. Si metta pure seduta qui. Grazie. Allora, Emma è la mamma, forse tanti di voi lo ricorderanno quello che è successo a sua figlia, perché se ne è tanto parlato, purtroppo tante altre morti sono venute dopo. È la mamma di Luana D'Orazio, la giovane che aveva 22 anni, quando nel 2021, il 3 maggio, tra l'altro proprio il giorno del suo compleanno, ha perso la vita mentre stava lavorando in una fabbrica tessile a Montemurlo, in provincia di Prato. Ecco, il macchinario poi è venuto fuori che era stato manomesso per aumentarne la produttività. Ecco, Luana è morta risucchiata dai rulli di un orditorio. Ci spiega bene che cos'è un orditorio, cioè come funziona? L'orditoio non sapevo nemmeno io cosa fosse, pensavo fosse una macchina normale, e dove viene fatta l'insubbiatura, dove è finita lei, in un rullo, dove poi viene la tela. E quindi sì, era il giorno del mio compleanno, aspettavo lei. Lei sapeva che Luana utilizzava quella macchina? E Mi parlava di questa macchina, sì. Sì, le diceva di avere paura, che aveva qualche timore, oppure era serena, diciamo? no, era serena, non Era mi diceva serena. Ecco, nulla. e che cosa è successo quel giorno? Lei stava preparando, so, un tiramisù. Sì, il tiramisù, perché era il mio compleanno, infatti dice mamma, dopo vengo ti do una mano io, e quindi ho preparato il tiramisù, l'ha preparato mio marito e ho dato una mano. La TV era sui cartoni, il bambino guardavamo i cartoni, sicché la notizia era già arrivata a tutti, tranne che a noi. La notizia che sua figlia aveva avuto un incidente. Cioè, voi l'avete saputo dopo gli altri? Praticamente mancava 20 alle 2, lei faceva festa alle 2, era entrata alle 6 di mattina. Io avevo messo l'acqua per lei per la pasta, mi sento suonare al campanello e ti vedo due carabinieri. Mi chiedono se ero la mamma di Luana D'Orazio e faccio un passo indietro. Dico sì, sono la mamma di Luana D'Orazio, però mia figlia non ha potuto avere nessun incidente perché fa festa dal lavoro alle 2, a lavorare mia figlia, mi Lei dice. aveva subito pensato però che Due potesse essere. carabinieri, mamma di Luana D'Orazio, non è una bella notizia. Certo. E quindi mi dicono, signora, ci apre la porta perché noi dobbiamo comunicarle la notizia. E io chiedevo se mia figlia era morta. Dice, no, signora, ci deve aprire, dobbiamo venire in casa. Li ho costretti lassù, me l'hanno detto sì, è morta sul lavoro. Sicché ho cominciato a lanciare di tutto e di più il che c'era fuori. Li ho aperti e mi hanno detto ha avuto un incidente sul lavoro. Io pensavo veramente a un incidente prima. Lei aveva mai temuto prima di quel giorno che questo potesse accadere? No, Oppure era però. serena quando No, Luana lei era parlava? serena, No, dico però. anche lei mamma, diciamo. Sì, ero serena, però c'era stato un episodio. 20 giorni prima aveva detto che era stata strisciata, solo strisciata, niente di che. E che aveva avuto paura e mio marito gli ha detto: Luana, non ti preoccupare, dice di stare attenta, stai attenta, però con tutte le sicurezze, addirittura abbiamo le fotocellule ora, non siamo mica 50 o 60 anni fa. Certo, ma invece questa macchina, se non sbaglio, era stata manomessa proprio per aumentarne la produttività, per renderla Abbiamo quindi. scoperto proprio dalle indagini, dell'ingegner Gini, dalla procura, che la macchina era stata tutta manomessa, cioè tutta, non lasciato niente. Praticamente per aumentare la produttività
produttività l'8% in più. E oltre a essere stata manomessa, è stata aggiunta, tolta la staffa conforme che doveva essere corta e tonda, con una più lunga appuntita, dove è stata agganciata e trascinata. Quindi se non ci fosse stata quella manomissione, Luana probabilmente sarebbe ancora viva. Certo, non si sarebbe fatta nemmeno male. No. Ecco, e questo quindi è un incidente sul lavoro non casuale. No, non è un incidente. È un incidente sul lavoro, ecco, provocato. È provocato. Provocato per avere più soldi, per avere più profitto, per produrre di più. Sì, purtroppo sì. Ecco, e nonostante questo però, diciamo, per ora c'è stato un processo che, con patteggiamento, poi ce ne sarà ancora un altro. Quello con patteggiamento riguarda i due proprietari. Sì. Sono stati condannati per omicidio colposo. Sì. Ed è questo che lei giustamente diciamo, non accetta. No, perché praticamente la nostra legge, mi dicano che è legge, però è una legge che si può raggirare. Qui stiamo parlando di un omicidio colposo con dolo, perché sono state rimosse infatti la protezione. Quindi non mi puoi dare 2 anni a lei, 1 anno e 6 mesi a lui, con la condizionale giudizio della pena sospesa già in seconda preliminare. Certo. E quindi, però questo purtroppo, questa giustizia per ora finisce qui, perché per loro sì, purtroppo. Quindi non c'è nessuna possibilità di, no, di modificare la situazione. No. E sua figlia aveva un bimbo di 7 anni, che adesso ha 7 anni, che vive con lei. Sì. Che cosa gli avete detto della mamma? Sì. Io ho anche un figlio disabile. Anche un figlio. Ecco, questa diciamo la possiamo vedere, una foto della sua famiglia con il bambino. Mio figlio. Lei, Luana, credo, e l'altro figlio, vero? Sì. Ecco. Luana bellissima, tra l'altro. Sì. Sì, lei diceva di no. Lei diceva di no, però inequivocabilmente molto bello. Sì. Quello... Il bambino purtroppo la sera, lui vedendo tutta quella gente in casa... Aspettava la festa, sì. Certo. Però io gli ho dovuto dire una mezza verità, che la mamma non tornava più, che poteva guardare lassù, scegliere una stella e quella era la sua mamma, che la macchina non funzionava, ha smesso di funzionare e lui mi ha detto: nonna, ne va comprata una nuova, se quella non funzionava ne va comprata una nuova. C'è arrivato un bambino di 5 anni. Che bisognava comprarne una macchina. Una macchina nuova che funzionasse. Ecco, ma lei ha poi più sentito i datori di lavoro di sua figlia? Ha avuto dei rapporti con loro, tranne che in tribunale? Non si sono fatti vivi, no. Non l'hanno chiamata? Non... No, la chiamai io. Chiamai io, dopo 2 giorni se mi portava le scarpe di mia figlia, perché erano quelle nuove che lei ci teneva tante per potergli mettere quelle per andarsene via. E lei venne a casa mia e dice: ma io come faccio? C'hai tutti quei giornalisti. Ho detto: io non importa, ti faccio entrare da dietro, basta che mi porti le scarpe. E lei è venuta e io gli ho detto: senti, ma potevi lasciare mia figlia apprendista da sola a quella macchina? Ma sì, dice, io non so come ha fatto. Cioè lei chiedeva a me come aveva fatto mia figlia a finire là. Quindi neanche una parola di scusa, perdono, no, niente? No, niente. Assolutissimamente no. Ecco, lei qual è l'immagine oggi, Emma, che non riesce proprio a togliersi dalla mente che riguarda la sua Luana? Quando lei entrava con quel sorriso a casa e il bambino le correva incontro e la abbracciava, non vedeva l'ora. Ci dispiace naturalmente che, insomma, il dolore che porta dentro è tanto, se lo porterà presso per tutta la vita. Sì, io dicevo agli altri: immaginavo
Ma non poteva. È lontano l'immaginazione dalla realtà. Perché comunque il dolore di perdere un figlio è... è qualcosa di inimmaginabile, di immenso, veramente oltre l'immenso. Oltre, e soprattutto in questo modo. Sì. Pensando che avrebbe potuto essere evitato. Certo, bastava solo un affarino di plexiglass a quella staffa. Quindi se lei oggi ha deciso di venire qui è soprattutto perché vuole ricordare a tutti che ancora tante altre persone continuano quotidianamente a morire sul lavoro. Sì, perché poi vengano classificati come numeri, no? Mia figlia il 3 maggio del 2021 era la numero 185. Abbiamo chiuso 31 dicembre 2021 con 1404. Ma dietro quei numeri ce ne sono degli altri, certo. Quelli dei familiari. E non sono numeri, sono persone. Poi li chiamano morti bianche. Purtroppo no, non sono morte bianche. Ho capito perché. Perché? Perché non paga nessuno. Fa comodo. Fa comodo. Mauro Corona, ha sentito, la conosceva la storia di Luana? Eccomi. La conosceva la storia di Luana? Chi non conosceva questo caso straziante, disumano, ma non è mica... Io abbraccerei quella signora perché mia mamma c'è passata da quella sorte lì. Se vuole in 3 secondi gliela spiego, ma non sarà finita. Si ricorda poco tempo fa quel ragazzino che era andato... a fare apprendistato quello studente. Cioè, se l'Italia diventasse seria e fare andare a vedere, non fare finta di vedere. Ci sono delle cose, infatti, queste cose accadranno ancora. Mio fratello, piccola parentesi. Non aveva neanche 18 anni, era alto 1,90 m e passa. Era andato a fare il lavapiatti in Germania, lo sguattero, perché qui con mio padre non si vedeva la miseria più niente. Quindi minorenne, l'hanno trovato morto in una piscina. Quindi se tu sei il padrone, ovviamente farò una ricerca. Non sono venuti neanche al funerale, neanche un soldo di assicurazione. Hanno mandato questi padroni della gelateria, hanno mandato un delegato al funerale. Ora io so, e mia mamma è morta quella volta di dolore e era sul lavoro. Cioè succederà sempre, perché... ma vorrei fare un invito. Con mio fratello c'era il figlio di quei padroni lì, italianissimi, qui vicino. Noi non abbiamo, io e mio fratello Richetto, non abbiamo serbato un millimetro di odio, ma se è ancora vivo, venga qui a bere un bicchiere di vino con me e mio fratello, siamo rimasti solo io e lui, senza odio, non chiederemo nemmeno spiegazioni, perché 50 anni non hanno più bisogno di spiegazioni, ma vorrei guardarlo negli occhi, battergli una mano sulla spalla e bere un bicchiere di vino. Nessuno se nemmeno mai presentato. Ma credo che neanche nel caso vostro, naturalmente, a parte no. In tribunale ci sia stata sensibilità da parte dei datori di lavoro a questa tragedia, diciamo che, no. Come abbiamo detto più volte, ci si poteva assolutamente risparmiare. Sì, perché lei, diciamo, come domani, mia figlia è morta il 3, e il 10 maggio sono stati fatti i funerali. Lei quel 10 maggio ha lavorato. Non è quindi... Era lutto regionale, tutti chiusi, solo lei ha lavorato. E lei è rimasta aperta. E perché quindi, secondo lei voleva dare un segnale? Voleva... Perché una cosa del genere? Non lo so, ma una che il giorno stesso dell'omicidio, non dell'incidente. Certo, di una ragazza non di è un incidente. Anni. E mio marito
e il fidanzato di mia figlia, sono andata a ritirare gli effetti personali. Uno che ti dice: vuoi venire a vedere dove è successo l'incidente, ma c'è ancora il sangue a terra di tua figlia? Questo gli che persone sono? Il datore di lavoro, sì. Ma uno che ha perso una figlia già venire a ritirare la roba? Certo, è terribile. Come fa a dire: vieni a vuoi vederla, te la faccio vedere, ma c'è ancora il sangue di lei là? Le lascio immaginare che persone sono. Certo, certo. Questo forse, diciamo, questa parte qui non la conoscevamo rispetto a quanto era successo a Luana quel giorno. Senta, lei va nelle scuole, no? A incontrare i giovani. Sì. Come gli racconta e cosa gli racconta della morte di Luana? Gli racconto tutto quello che è successo, però che mia figlia era combattiva, perché se si fosse accorta avrebbe denunciato. Lei a 17 anni ha avuto il bimbo, no? È andata a lavorare, faceva la cameriera, si chiamava l'Arnold's, serviva sui pattini. Con la nuova gestione era 3 mesi che non veniva pagata, è andata all'ispettorato del lavoro e ha denunciato, non ci ha pensato. Dietro di lei i suoi colleghi più grandi di lei, di 30, 40, a denunciare, ma la prima a partire è stata mia figlia. Gli spiego che devono, però ci sono alcuni che hanno paura, non lo fanno. Cioè, ha paura di perdere il lavoro? Sì, mia figlia non aveva paura, di non avere paura. Loro hanno il diritto, perché se nessuno lavorasse, io credo che qualcosa si smuoverebbe. Qualcosa si cambierà. Sì. Le voglio fare un'ultima domanda. La madre di questo ragazzo di cui stava parlando Mauro Corona, la madre e il padre di Lorenzo Parelli, appunto, sì, il ragazzo che ha perso la vita nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, hanno detto, credo proprio al concerto del 1° maggio, se fosse qui a tanti ragazzi che assistevano, lui vi direbbe: abbiate cura della vita. Cosa direbbe Luana oggi? Ugualmente, cura della vita e essere responsabili, amarsi e farsi rispettare, perché la vita è un dono prezioso e nessuno te la può togliere, non ha il diritto, non hanno il diritto di togliertela così, specialmente alternanza scuola-lavoro. Questi ragazzi devono andare a guardare come si lavora, non lavorare e lasciarli soli. Allora, grazie davvero a Emma Marrazzo per essere stata con noi, perché immaginavo e ho visto quanto dolore le è costato venire qui a ricordare Luana, però è stato molto importante, perché sì, comunque tutti devono sapere che ci sono certi incidenti sul lavoro che si possono assolutamente evitare. Quello sì, che è capitato a questa giovane bellissima ragazza di 22 anni, e non è accettabile che venga manomessa una macchina per aumentare la produttività, incuranti del fatto che poi appunto possa provocare quello che ha provocato. Sì.